Salve, sempre nell'alberghiero, in occasione di un evento, una manifestazione dal titolo Gli occhi del gusto. In questo caso abbiamo Domenico Luciniano, campione olimpionico nel 2017. Perché cosa? Per intaglio dei 2015, vegetari, intaglio i dei miei vegetali. intagli. Sì. Intagli, ce ne parla lo stesso Luciniano, Sì, Domenico, che adesso praticamente. interverrà oggi. Sì, darò una dimostrazione di quella che è praticamente l'arte dell'intaglio vegetali con tecnica thailandese, che praticamente viene prettamente svolta attraverso l'ausilio di questo solo coltello che impugno in questo momento. È un coltellino a lama flessibile, molto affilato, funziona, diciamo, tra virgolette, quasi come un bisturi. E praticamente viene applicata la tecnica sui vegetali che possono essere tuberi, possono essere cucurbitacee, possono essere zucche, frutta come angurie, meloni. E diciamo il tema è quasi prettamente floreale perché poi le opere che vengono realizzate trovano il loro impiego praticamente nell'allestimento di buffet per cerimonie, a seconda poi del tema. Come dicevamo prima, nel 2016 ho partecipato alle Olimpiadi di Erfurt che vengono svolte ogni 4 anni in concomitanza con le Olimpiadi sportive, vengono svolte in Germania, e praticamente ho vinto il titolo mondiale nella categoria Carving Live Contest e sono stato praticamente il primo italiano a vincere tale titolo. Da 2 anni faccio parte della giuria tecnica della Federazione Italiana Cuochi, infatti quest'anno parteciperò ai campionati nazionali italiani che si svolgeranno a Rimini in concomitanza con la fiera della birra e farò parte della giuria tecnica per quanto riguarda la categoria artistica e in questo caso praticamente il carving. Insomma, possiamo dire che in lei c'è un abbinamento tra arte e Cibo, cibo, quindi alimentazione, e che è importantissimo perché oggi l'occhio vuole la sua parte, infatti lo dice del titolo, l'occhio del gusto, non è che solo il palato, anche il palato, palato ovviamente. certamente, Se questo lei fa la riesce ad parte. abbinare, quindi ci ha rappresentato come Italia per questo evento. Sì, e quindi, ma lei come pasticcero, come no, come cuoco? cuoco, come Come cuoco e cuoco? poi mi sono appassionato a quest'arte che è l'arte dell'intaglio dei vegetali. Mi sono dedicato e poi ho iniziato a partecipare anche alle competizioni. Mi piaceva questa sorta di confronto anche con gli altri, che poi diciamo rimane una cosa fine a se stessa perché bisogna sempre crescere, non bisogna mai pensare di essere arrivati. In effetti, lei il dolce limitatamente lo usa, il pasticcerio lo deve usare per forza, In però per pasticceria questi sì. intagli non credo sia No, però può necessario. essere utilizzato per altri generi alimentari, come ad esempio sui formaggi. Se noi prendiamo ad esempio un formaggio stagionato, non molto stagionato, a pasta semidura, può essere applicata la stessa tecnica, passarla dai vegetali, praticamente, al formaggio. E poi viene fatto stagionare e trova poi il suo impiego sempre per la decorazione di buffet. Da che regione viene lei? Io sono dell'area Flegrea, quindi sono di Napoli, vengo da Campania. Monti di Procida. E ha iniziato da che età? Ho iniziato quest'arte, ho iniziato nel 2011, mi sono diplomato Quindi all'Istituto. autonomo, si può Sì, dire. nel 2011, Autodidatta. autodidatta, sì. Ho fatto, diciamo, all'epoca quando andavo all'alberghiero all'Ipsan Giuseppe Rossini di Bagnoli, a cavallo tra il 94 e il 99. Facevo qualche lavoro, ma ecco, con vecchi strumenti quali sgorbi e scavini che praticamente erano strumenti molto rigidi, quindi non avevano la stessa manualità e Manualità. poi si potevano realizzare gli stessi lavori che invece si realizzano con l'utilizzo dello stiletto thailandese. Adesso andiamo nel tema di questa giornata, questa mattinata. Cosa viene a portare ai ragazzi di novità? Di novità, beh, realizzerò un'opera su una zucca per far vedere quella che è praticamente la tecnica che poi Vuole dovrò trasmettere in esporre. Voglio effetti, trasmettere sì ma quell'arte come suo thailandese. ruolo incarico, lavoro non è No, 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 portare come lezioni, no, 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 non è lezione. sono comunque cuoco Cuoco da e ristorazione. giorno libero, giustamente si può Mi dedicare a posso trasmettere l'arte trasmettere per far l'arte, innamorare, è vero? certo, innamorare. Infatti quando ci sono gli incontri con la Federazione Italiana Cuochi qua all'alberghiero di Formia, mi attira molto di più.
non alla quantità, i piatti di una volta, no? Il piatto pieno di pasta, oggi poco è sufficiente, ma anche l'occhio lo apprezza, ecco, quindi è come un quadro che viene apprezzato. Ebbene, allora lascio il lavoro, l'intervento che ovviamente più tardi con i ragazzi dell'IPSOA, in questo caso si chiama così, e va bene, dà un contributo anche a far crescere questi ragazzi che vengono apprezzati in tutto il mondo, in vari eventi, vengono chiamati da tutte le parti. Va bene, grazie tante.